all'ex cartiera Latina a Roma, la maratona di musica e incontri in memoria di Stefano Cucchi. Ci racconta tutta Valeria Cucchiaroni. Questo ottobre avrebbe compiuto 40 anni Stefano Cucchi e oggi molti a Roma corrono per ricordarlo, augurandogli un buon compleanno, quello che non ha potuto festeggiare come i passati 9. Sono in tanti a partecipare alla giornata in memoria di Stefano, il giovane geometra morto nel 2009 all'ospedale Pertini. Il memorial, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dall'associazione Stefano Cucchi Onlus. Stefano è morto da solo come un cane, e è morto letteralmente di dolore ed è morto nel disinteresse generale di tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui in quei 6 giorni e che non hanno saputo guardare oltre il pregiudizio e la discriminazione, non hanno saputo vedere dietro quel detenuto tossicodipendente e rompiscatole Stefano Cucchi. Due le gare organizzate per Corri con Stefano, una podistica competitiva di 6 chilometri e l'altra non competitiva di 3 chilometri. Una corsa per ricordare Stefano, ma soprattutto per sperare che giustizia sia fatta. Musica e dialogo in serata con la partecipazione dell'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi, e gli attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, protagonisti del film Sulla mia pelle, che racconta gli ultimi 7 giorni di Stefano Cucchi.